lasciato Lerici. Il paesino è molto bello, è che era straffollato, c'era anche mercato, non c'era modo di parcheggiare da nessuna parte, pieno zeppo di scooter. Quindi abbiamo ripiegato facendo il passo della Cisa. La strada è molto bella, l'asfalto è molto bello, è pieno zeppo di autovelox. Sembra assurdo, ma girando per le Cinque Terre, in strade con curve e controcurve, il limite è di 70 all'ora. Qui, che è praticamente tutto un falso piano, quasi dritto, il limite è di 60. Adesso pensiamo di cominciare il tratto più bello della Cisa. Abbiamo appena passato a Ulla, abbiamo fatto pausa pranzo e visione MotoGP, grande Petrucci, e proseguiamo per attraversare la Cisa. Andiamo! Ok, ti registro questa voce fuori campo poiché per una mia disattenzione ho disabilitato il microfono della telecamerina, anche perché sono i primi video in moto e ho grosse difficoltà a gestire la telecamerina stessa. Siamo partiti dopo aver lasciato Aulla e cominciamo a trovarci un percorso con curve e controcurve. Asfalto ottimo, percorso frequentato principalmente da motociclisti. Questo tratto te l'ho fatto vedere accelerato per farti rendere conto meglio del tipo di percorso che vai a incontrare lungo tutto il passo. Passo che percorri all'incirca in un'oretta e mezza, due, grosso modo, senza prendertela troppo di fretta, ma anche facendo delle pause per goderti il paesaggio merita. Qui siamo ancora sul versante ligure e una cosa che ho notato è che non ci sono distributori di benzina lungo tutto il passo. Questa è una piccola locanda, ma non è lo scollinamento. Lo scollinamento è questo qui. Anche sul versante emiliano l'asfalto è comunque ottimo. La carreggiata è relativamente larga, anche se non troppo, però ti concede di perdonarti alcuni errori. Una cosa molto caratteristica di questo passo è l'attraversamento della cresta, in cui trovi paesaggi stupendi sia sulla destra, come in questo caso, che sulla sinistra, come in quest'altro caso. Altro tratto accelerato dell'attraversamento della cresta del passo, sempre per farti rendere conto del tipo di strada che vai a percorrere. Come vedi, anche qui asfalto molto bello. E una piccola pausa per fare due fotografie e nel frattempo immortalare questo gruppo di arleisti, piuttosto che questi ragazzi che stanno salendo a varie velocità. C'è chi la fa a livello turistico, chi invece ci va dentro piegando il ginocchio. Questo è il versante emiliano e ora ripartiamo per andare verso Parma. Anche qui paesaggi sia a destra che a sinistra, qui una piccola pineta e qui ancora paesaggi stupendi. Peccato che le aree di sosta non sono tantissime per poterti fermare a fare le foto. E qui qualche pazzo scatenato che ti sorpassa in curva, oppure ti sorpassa come in questo caso per poi tagliarti a destra e fermarsi a bar. Mi chiedo il senso di un sorpasso di questo tipo, ma lasciamo perdere. A questo punto stiamo continuando a scendere, vi faccio vedere il rom che parte scatenato. Non so se si è esaltato vedendo i pazzi che ci avevano sorpassato prima o se è stufo di fare curve e ha fretta di arrivare a Parma, dove poi prenderemo l'autostrada. Mi toccherà tirarmi in collo per riuscire a stargli dietro. Motociclisti che salgono. Come vedi siamo ancora abbastanza in alto. E qui un altro tratto accelerato solo per farti rendere conto del tipo di strada che vai a percorrere. Strada che non farei mai con un camper, perché è piuttosto impegnativa, diciamo che è stata disegnata forse per i motociclisti, mettiamola così. A questo punto l'obiettivo è quello di arrivare a Parma, dove poi prenderemo un'autostrada e faremo ritorno verso casa. Eccoci qua in mezzo a un raduno di macchine d'epoca e imbocchiamo l'autostrada e andiamo verso casa. We'll be right back.
mamma mia, mi è cresciuto, non lo vado a pisciare.